Luis Rocha, tecnico della FIV per le classi giovanili, qui a Pescara per il campionato italiano multiclasse hobby. Cosa pensi di questa location? Ah, il posto Pescara è fantastico, un bello posto dove c'è vento, dove fa caldo, dove fa sole e dove ha una grossa flotta e tradizione sul catamarano, quindi il posto perfetto per fare un campionato. I ragazzi delle classi hobby sono oramai sempre più seguiti da allenatori, accompagnatori e coordinati per l'attività dall'Associazione Italiana Hobbycat. Cosa questi allenatori devono e possono fare per appassionare i ragazzi e tenerli il più possibile nel mondo della vela? Cosa gli consigli? Il più importante è veramente questo che tu hai parlato, di appassionare le ragazze. Per mantenere le ragazze sulla vela, allenatori sono determinanti, fondamentali, e devono veramente promuovere una passione per la modalità, far vedere la magia della vela, la magia di fare una regata, la magia di fare allenamento e fare le ragazze sfruttare un campionato non con l'ansia ma con il piacere di competere. La vela si sta sempre più spostando alla concezione acrobatica di questo sport, ad esempio gli skiff, i catamarani performanti, ultimamente le imbarcazioni foil, dai kite foil ai classe a volanti. Secondo te questo a discapito della tecnica, della strategia, oppure queste due qualità si evolveranno con l'evolversi delle imbarcazioni? Sono due impostazioni diverse alla vela, la vela più acrobatica e la vela più tradizionale. Tutte e due possono vivere, possono convivere, ma veramente i ragazzi hanno più passione per tutte le attività che ha più adrenalina, quindi le classi dove esiste il foil sono classi più entusiasmanti, ma allo stesso tempo sono classi molto più costose, quindi dobbiamo trovare un equilibrio tra il costo delle barche e la diffusione delle barche. Luis, una domanda un po' a bruciapelo. Abbiamo in classe olimpica catamarani un equipaggio, Bissaro Sicuri, che secondo me ha segnato una strada. OB16, OB16SP, Formula 18 e poi con risultati ottenuti e talento mostrato, classe olimpica Anagra 17. Questo è stato il cammino di Vittorio e Silvia, identico ad altri campioni come Bandock, Waterhouse, che probabilmente andranno a Rio 2016, almeno alcuni di loro. Condividi questo percorso oppure si possono tagliare delle tappe? Il percorso fatto dai nostri campionissimi Vittorio e Silvia è un percorso fatto di successo, quindi è un percorso che fatto bene, è un percorso che ti porta a risultati. Ma esistono anche altri regatanti come Fernando Cevari o come Santiago Lange, che hanno fatto un percorso molto diverso. Santiago ha navigato di tutte le barche possibili e immaginabili, Fernando anche ha navigato di tutte le barche come Laser, Star, ha fatto anche dopo tanto il Tornado. Ma non è l'unico percorso possibile, ma fatto bene è un percorso che arriva al successo, perché il catamarano ha delle specificità che è abbastanza diverso dalle derive. Un'ultima domanda, cosa ti aspetti da questo campionato in ruolo di osservatore? Questo campionato è un campionato molto interessante perché ha delle classi come il Dragon, dove esistono ragazzini di 12 anni, come classe come il Hobbycat 16 o il Formula, dove hanno ragazzini di 60 anni. Quindi questo fatto di avere una famiglia, di avere una differenza così tanto interessante di età, è un fattore di passione, un fattore di famiglia, un fattore di un bello ambiente. Quindi che cosa aspetto io? È un bello ambiente di regata tra le famiglie, tra le amicizie, e dove le ragazze, tutti il più giovane e quello meno giovane, si possono divertire tanto. Luis, ti ringrazio e buon vento per questo campionato, ci vediamo in acqua sul gommone. Grazie mille. Ciao.